Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, il punto sugli aiuti dopo 3 mesi di emergenza. Cassa chiesta per 8 milioni di dipendenti, 1 su 4 ancora aspetta. Autonomi 800.000 in stand-by per il bonus, pagati metà dei potenziali beneficiari della cassa in deroga, finora gestita dalle regioni. E anche il fondo di integrazione salariale che copre commercio, servizi e turismo arriva con il contagocce se non lo anticipa l'azienda. Chi ancora aspetta, dice, sono spesso persone con redditi bassi o attività discontinue, commenta così Ivana Veronese, segretaria della UIL. A breve poi le aziende finiranno le settimane di CIG e non potranno chiedere altre fino a settembre. L'INPS intanto deve gestire anche le domande di reddito di emergenza, congedo parentale inferiore all'attese e bonus babysitter, quello raddoppiato a 1.200 euro, non si può ancora chiedere per problemi informativi. Coronavirus, le lavoratrici delle mense dicono l'ultimo stipendio a marzo e da allora le più fortunate hanno preso 300 euro, per l'estate non abbiamo nulla da parte e a settembre non sappiamo cosa ci aspetta. Protesta sotto la regione Lombardia, le 5.000 persone, quasi tutte donne, che lavorano negli appalti scolastici di Milano e provincia, sono ferme da fine febbraio e da allora solo una parte ha ricevuto l'anticipo del fondo integrazione salariale dell'azienda in attesa che arrivassero i soldi dall'INPS. Marco Beretta, segretario generale della Filcams CGL Milano, dice in tempi normali prendono in media 500 euro, e solo per 9 mesi all'anno, perché in estate scatta la sospensione senza diritto alla disoccupazione. Maria Luisa dice ad aprile ho preso poco più di 200 euro, solo il 18 maggio la prima tranche dell'ammortizzatore, e in autunno i sindacati temono che scattino licenziamenti collettivi. Mobilità fra regioni, Solina si dice passaporto sanitario, cautela in più, e Bonaccini risponde che è inutile. Lazio, D'Amato dice troppe pressioni per aprire. La decisione sulla riapertura dei confini dal 3 giugno continua a dividere i governatori. Il titolare della sanità nella giunta Zingaretti, intervistato da Messaggero, dice spero ci sia grande scrupolo nel prendere le decisioni. Il presidente della Sardegna prosegue la polemica con Sala dicendo inaccettabile censura da chi ha sottovalutato la pandemia o solo chiesto un certificato. Il governatore dell'Emilia-Romagna risponde che lavorare tutti insieme, dice siamo un unico paese, bisogna evitare accuse e controaccuse. Minneapolis, non si placano le proteste per l'afroamericano ucciso dalla polizia, commissariato occupato e incendiato. Sulla caduta è intervenuto anche il presidente Donald Trump, che in Twitter ha denunciato la totale mancanza di leadership a Minneapolis. Ho appena parlato con il governatore Tim Walz e gli ho detto che i militari sono con lui fino in fondo. Ha scritto proprio questo su Twitter. Addio voti in decimi alle primarie, torna il giudizio, le reazioni, insegnanti soddisfatti e pedagogisti divisi. Da registrare anche l'attacco dell'ex ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, dice errore, ritorno al pregiudizio contro gli insegnanti che certo non abusano nei confronti di bambini fra 6 e 10 anni di voti clamorosamente negativi contro il merito e contro i bambini. Adesso torneranno in giudizio, una singolare priorità questa della cancellazione dei voti, in un momento in cui la scuola è stata gettata nel caos dalla pandemia da un ministro inadeguato. Notizie da Napoli e dalla Campania. Giallo a Napoli, il cadavere di un uomo abbandonato in strada a Porta Capuana. Il corpo di un uomo, probabilmente un extracomunitario, è stato trovato riverso al suolo e privo di vita all'incrocio tra via San Giovanni a Carbonara e Porta Capuana. La segnalazione da parte di alcuni cittadini è avvenuta poco dopo la mezzanotte e ha richiamato sul posto uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della sezione infortunistica stradale della Polizia Locale, diretta dal capitano Antonio Muriano. Arrestato boss Cuccaro di Nolfi, Ciro Imperatrice, insomma Ciro Imperatrice era irreperibile dall'ottobre 2019, deve scontare 2 anni e 5 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso.
I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato il boss latitante, quindi tra i vertici del clan Cuccaro Andolfi del quartiere Barra, Imperatrice, soprannominato Brutolino oppure Brodolino, era irreperibile dall'ottobre del 2019. Notizie da Treviso dal Veneto. Venegazzù, quel muro di cemento che circonda la villetta, così la pedemontana diventa barriera mentale. Tra Venegazzù e Signoressa, completati i pannelli fonoassorbenti che attutiscono il rumore delle auto. La strada aprirà entro l'anno. Vittorio Veneto, il vescovo, sollecita i parroci, dice: date un mese di stipendio ai poveri. Monsignor Pizziolo dice: nessuno è obbligato, ma chi vuole doni anche di più. Speciali precauzioni anti-Covid ieri alla riapertura della cattedrale di Ceneda. Treviso, false informazioni sulle azioni di Veneto Banca, un maxi risarcimento. Il tribunale dà ragione a un ex azionista dell'istituto di credito. Banca Puglia aveva nascosto i rischi dell'operazione. Addio a Gianfranco Menegaldo, storico ristoratore trevigiano, aveva 82 anni, gli è stata fatale una malattia incurabile ai polmoni. Per 60 anni alla guida della trattoria di via Pralongo a Monastir, lascia la moglie Bertilla e 3 figlie. Sindaco fa l'infermiere in rianimazione, questo virus mi ha sorpreso, ha detto in intervista Mauro Migliorini, primo cittadino di Asolo, impegnato da metà marzo all'ospedale San Valentino di Montebelluna per il coronavirus, ha detto è stato un ritorno a casa. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Anche la Croazia riapre, ma non all'Italia. Potranno viaggiare liberamente a Zagreb i cittadini di 10 paesi, tra cui Austria, Germania e Slovenia. L'Italia e il Friuli Venezia Giulia restano ancora esclusi dalle aperture dei confini. L'ultima doccia fredda arriva dalla Croazia, che ha già riaperto le frontiere, ma solo per i cittadini di 10 paesi, e tra gli eletti non figurano gli italiani. Hanno il via libera a Zagreb, infatti, i turisti in arrivo da Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia e Slovenia, che potranno viaggiare senza fornire alcuna giustificazione. I timori di corridoi turistici e di un più generale dumping nei confronti del nostro paese, insomma, si fanno ogni giorno più concreti. Infortunio in una fabbrica di Varmo, un'operaia è rimasta ferita al volto nel pomeriggio, per fortuna non si tratta di lesioni gravi. Un infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio in comune di Varmo, in una ditta di climatizzazione e refrigerazione che opera nella zona industriale. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro, una donna di 48 anni e di Talmassons è rimasta ferita al volto. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno chiamato subito il numero unico 112. Gorizia lancia l'aperitivo in sicurezza da sabato 30 fino al 2 giugno, primo weekend con l'isola pedonale allargata per favorire le passeggiate in città senza problemi di traffico. Cari amici, lo sapete come la penso, abbiamo fatto ciò che dovevamo e continueremo a farlo per contrastare il virus, ma è venuto il momento di riprenderci la vita. Commenta così da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna: con tutte le cautele, rispettando le regole, ha detto, è troppo importante per noi adulti, ma in particolare per i bambini e i ragazzi, ritrovarci all'aperto, distanziati con la mascherina, ma finalmente con la possibilità di salutarci, sorridere e bere un caffè dal vero. Individuare e neutralizzare 6 granate di artiglieria, diversi gli interventi in provincia di Udine per gli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori per bonifiche di residuati bellici. Nella mattinata di ieri gli artificieri del 3° Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Udine, hanno effettuato 2 interventi di bonifica da residuati bellici della Grande Guerra. I militari, accompagnati dai carabinieri di San Giovanni al Natisone, si sono recati in un primo momento sul greto del Natisone, dove qualche giorno fa alcuni escursionisti, durante una passeggiata, avevano allertato le forze dell'ordine insospettite dalla presenza di un presunto ordigno. Cade dall'impalcatura ferito un operaio, incidente nel pomeriggio a Cividale del Friuli, a poca distanza dal Ponte del Diavolo. È arrivato all'elisoccorso, infortunio sul lavoro nel pomeriggio a Cividale del Friuli, un operaio che stava eseguendo opere di manutenzione all'esterno di una struttura educativa a poca distanza dal Ponte del Diavolo, ha perso l'equilibrio ed è rovinato a terra. È caduto in piedi e nell'impatto con il suolo ha riportato lesioni agli arti inferiori e alla colonna vertebrale, comunque non gravi.
Dopo l'allarme, le persone che erano con lui lo hanno soccorso e hanno chiamato il 112. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.